raccontato per pochissimi secondi, di là, possiamo dire, però insomma direi meritato questo posto secondo tempo, nonostante il primo tempo sia andato magari come volevamo. Sicuramente abbiamo fatto un buon punto contro una squadra costruita per tornare subito nella massima categoria. Questa è la dimostrazione ancora una volta che questa squadra non muore mai, ha grande voglia, grande cuore, ha grande spirito. I risultati ci stanno ripagando e anche questa volta all'ultimo minuto meritatamente abbiamo ottenuto un punto importante. Sì, questo penso che quest'anno si sta vedendo la voglia di non mollare mai, la voglia di lottare su ogni pallone, la voglia di scendere in campo e di sacrificarsi l'uno per l'altro. E alla fine si vede dai risultati, dal clima che si è creato intorno alla squadra, che è fantastico, quindi è normale che quando scendi in campo dai anche qualcosa in più. No, se voi vi se, sì, ho capito la domanda che mi hai fatto, se voi. Certo, se voi vi ricordate all'inizio dell'anno avevamo parlato quasi tutti in intervista che ci dovevamo conoscere, ci dovevamo capire, ci stavano dei, chiamiamoli problemi che non ci sono, però era giusto perché eravamo tutti nuovi e quindi cercavamo di trovare i meccanismi giusti. Io sono stato uno dei primi a non essere convocato per un po' di partite. E penso che è stato un bel segnale questo che ha fatto l'allenatore. Ha messo fuori me, poi ha messo fuori Baco, ha messo fuori Giulio. E questo è stato un segnale importante che ha dato al gruppo. Infatti, il nostro gruppo è fatto di molto rispetto, molta umiltà e di lavoro. Forse se oggi tutti questi risultati stanno venendo è anche merito di quelle scelte che il mister ha fatto dall'inizio, delle regole ben precise che ci ha imposto. Quindi lo seguiamo perfettamente alla lettera e poi tocca a noi, come è successo a me, io sono stato fuori e l'unica cosa che potevo fare era lavorare ogni giorno, dare qualcosina in più per cercare di metterlo in difficoltà. E oggi devo dire che ci sto riuscendo e spero di non fermarmi, di continuare come me, come anche i miei compagni di squadra fanno la stessa cosa ogni giorno. Poi è normale che ogni settimana deve restare qualcuno fuori perché ne siamo in tanti, però nessuno si è mai permesso di dire una parola fuori posto, tutti hanno sempre accettato le scelte e inizio settimana si inizia a lavorare più di prima per cercare di mettere in difficoltà l'allenatore. Beh, penso che quando non arrivano i risultati cambiare i giocatori è impossibile, quindi chi paga è ovviamente l'allenatore. A Bari si era creata una situazione dove i risultati non arrivavano, quindi la società penso che ha fatto le sue scelte. Oh, guarda, io penso che è bello. È bello perché stai bene insieme, è bello perché si vede anche la stessa gente che viene allo stadio, viene perché ha il piacere di gustarsi, penso, la squadra come lotta, come corre, e si vede che si è creato un bel clima, un bel entusiasmo. Quindi, oltre a essere meritata questa posizione, noi pensiamo partita dopo partita senza guardare
troppo in avanti. Quindi adesso c'è il Trapani, pensiamo solo alla trasferta di sabato. Poi da qui a fine stagione ci sono veramente tantissime partite, siamo solo all'inizio. Speriamo di continuare così, ma ti ripeto, l'importante è che sia noi e sia la gente è contenta del lavoro che stiamo facendo, quindi siamo soddisfatti al momento per questo. No, secondo il mio punto, secondo il mio punto di vista, ti dico la verità, penso che può succedere che una squadra come il Bologna, forte, con giocatori di un'altra categoria, ti può mettere un attimo in difficoltà, può avere delle difficoltà a organizzare la tua manovra. Però nonostante tutto il primo tempo è finito 0-0, c'è da soffrire, l'abbiamo fatto da squadra, quindi il primo tempo è stato a favore loro, però il secondo tempo siamo usciti alla grande, anzi stavamo sotto di un gol dopo 2 minuti, abbiamo avuto una grande reazione. Se dura ancora 5 minuti non so come può andare a finire, ma stavamo lì per ottenere 3 punti. Guarda, queste sinceramente sono cose che non... Sono cose che sinceramente non mi va neanche né di parlare né di discutere, perché non riguarda lo Spezia, sono cose che hanno detto la squadra avversaria, quindi io penso solo a parlare della mia squadra, non degli altri. Ma fallo di mano c'era? Secondo me sì, ci poteva essere il rigore. Poi forse ha dato la regola del vantaggio che io stavo lì vicino al portiere dove potevo far gol e invece ho tirato fuori. Guarda, io sono uno molto scaramantico, ti dico la verità, però la fortuna non è che viene per caso, secondo me la fortuna te la devi cercare. Noi siamo stati bravi tutta la partita, poi una volta che siamo andati sotto abbiamo cercato di far di tutto per agguantare il pareggio. Una volta fatta, anzi, abbiamo cercato anche negli ultimi minuti di ottenere la vittoria. Quindi secondo me la vittoria, la fortuna, ti ripeto, non viene per caso. Ce la siamo cercati, siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo secondo. In cosa sei scaramantico? Per qualche gesto? Vabbè. Non è che te lo posso dire. Se no non è più scaramanzia se te lo dico, no? Hai fatto qualche sorpresa? No, ognuno ha le sue, ognuno ha il suo, ha i suoi riti. Ah, ok. Quindi... No, no, non te lo posso dire perché sennò non è più scaramanzia. Guarda, il gol, ti dico la verità, il gol è la cosa che non dico che sto soffrendo di più, perché quando cerchi una cosa a tutti i costi non viene mai. Quindi però non vedo l'ora di fare un gol, perché mi manca da un po' di tempo. Poi riguardo il ruolo, io mi alleno tutta la settimana e cerco di fare il mio meglio per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa, sia da interno di centrocampo, dietro la punta o d'esterno. Cerco di dare sempre il mio massimo e far di tutto per ripagare la fiducia dell'allenatore. Italiano, questo gruppo di così internazionale, come lo dici, insomma?
sì, su questo non c'è mai stato, forse solo un po' all'inizio, però non c'è mai stato nessun tipo di problema. Poi è normale che veniamo da un periodo di buoni risultati che ti aiutano a star bene insieme, quindi ti dico che siamo un gruppo dove ci rispettiamo tutti e si vede anche da come stiamo in campo e dalle partite, perché penso che una squadra che sta giocando come noi, viene da un bel periodo, rispecchia lo spogliatoio alla fine. Io spero che in questo momento, quando c'è bisogno, vengo chiamato in causa e di dare il mio contributo, perché ne siamo in tanti, sono cambiate tante cose rispetto all'anno scorso, quindi cerco di allenarmi nei migliori dei modi e quando vengo chiamato in causa appunto di dare il mio contributo. Poi è normale che a ogni giocatore fa piacere giocare sempre con continuità. Io a oggi cerco di fare il mio, dai, cerco di fare il mio. Quando vengo chiamato in causa cerco di ripagare la fiducia dell'allenatore. Se sto fuori cerco di, durante la settimana, di far meglio per riconquistarmi un posto in squadra. Guarda, questo è un campionato dove, non ricordo bene se è la mia settima o ottava stagione che faccio in questo campionato, però dove c'è bisogno di equilibrio e continuità nei risultati. Noi in questo momento penso che stiamo facendo tutte e due le cose come si devono, quindi dobbiamo continuare solo su questa strada e non far, come posso dire, e non far diminuire l'entusiasmo che si è creato intorno a noi, che alla fine noi l'avvertiamo che è bello sia per noi che per l'intera città. Vogliamo continuare a andare forte come stiamo facendo e di non mollare mai. Ci prepariamo come tutte le settimane. Per noi, ripeto, guardiamo partita in partita, arriva il Trapani e ci prepariamo come abbiamo fatto fino adesso, andando giù cercando di prendere più punti possibili.